sul canale di Proviamo a Viaggiare. Oggi ci siamo alzati abbastanza presto, siamo in viaggio già da un'ora e passa e siamo nella zona di Ploaghe, oltre Ploaghe, oltre una decina di chilometri di oltre Ploaghe, e stiamo andando verso il nord Sardegna. Ma prima di continuare, iscrivetevi al canale, sempre Proviamo a Viaggiare tutto da capo. Ci vediamo fra un po'. Fermiamo 5 minuti per sgranchirci la schiena e voglio inquadrare bene bene il lago, zona che conosco abbastanza bene, però non ho mai filmato e né fotografato. La passione, le passioni arrivano dopo. Ah, qui c'è un cumulo di immondezza. Ah, che bellezza che c'è qua, un cumulo, eccolo qua. Spero che si veda bene. E comunque la maleducazione è sempre girato all'angolo, c'è la maleducazione. Plastica, immondezza, puzza di carogna. Ma dove vogliamo andare a finire? C'è il Discovery là che è tutto abbardato. Stanno passando un fracco di camion carichi di sughero. Queste arrivano tutte dai sugheretti che ci sono qua nelle zone per fare i tappi. Il discoverone che è carico, la sacca dell'acqua calda è già anche caldina. Siamo a Santa Maria Coghinas. Parliamo un pochettino di storia di questo paesino. Il centro abitato infatti sorge nella regione storica dell'Anglona, al fianco al fiume Coghinas. La sua storia e la sua origine è confermata all'inizio di questo millennio, facente parte del giudicato di Tarros. I siti archeologici che lo confermano sono il castello e il Castel Doria e il tempio stile romanico della chiesa della Madonna delle Grazie. Poi c'è una leggenda che riguarda la chiesa, che attorno all'anno 1000 un gruppo di pastori che stava pascolando il gregge vicino al fiume trovarono una cassa di legno che stava galleggiando perché il fiume era in piena. E dentro cosa ci trovarono? Ci trovarono la Madonna delle Grazie. Un parcheggio, ci stiamo tutti abbardati per andare in spiaggia. Il discoverone qui, tranquillo. Stiamo partendo al mare nel primo giorno. Vediamo che cosa ci aspetta la prima giornata di vacanza relax. Aia, la caviglia. Ma ci aspetta un bel mare. Secondo me spiaggia ne troviamo ben poca, però l'acqua c'è, ci rinfreschiamo, ci facciamo la doccia
mangiamo e poi dormiamo e poi rifacciamo il bagno, ci scottiamo. Sì, si presenta bene, si presenta bene. Allora, ci siamo trovati il nostro posticino nella spiaggia e siamo qua. E qui ci scappa la poesia. Ce n'è una qua piccolina piccolina. Questa, come fa? Quella qua te. Quella lì, sì. Oh, non avevo mica paura. Allora, dopo aver mangiato, stuzzicato a pranzo, ho fatto una ricerca su questo posto qua. Allora, di preciso siamo a Marinella, vicino all'Isola Rossa. Siamo nel comune di Trinità d'Agulto e Aliento. È una piccola frazione dove non di fronte a noi, noi l'Isola Rossa l'abbiamo lasciata sulla nostra sinistra perché c'era troppa gente. Ci siamo spostati in questa località Marinetta. È un po' la spiaggia, è un po' rocciosa, ma come vi ho fatto vedere prima, ne vale la pena perché siamo in un posto veramente bello. Questa zona è caratteristica dalle insenature che ha, e già dal 1500 veniva usato come porto sicuro. Poi alla fine del 1500 è stata eretta una torre aragonese per sorvegliare il mare dall'invasione dei saraceni. Come sappiamo tutti e come vi ho fatto vedere nei video precedenti anche a San Giovanni del Sinis, ci sono queste torri aragonesi che padroneggiavano sul mare per appunto per sorvegliare l'invasione. Dopodiché sono state usate dalle vigilanze per il contrabbando dalla Corsica verso la Sardegna e poi usufruite anche come porto, tuttora usufruite come porto dai pescatori, ma che poi è diventata una località turistica. Prima ancora, negli anni 50 e 60, veniva usata dai carbonai. Anche qua c'è l'influenza genovese, non dobbiamo dimenticarci che siamo vicini a Santa Teresa di Gallura. E intanto ci godiamo il sole e sere sta ritornando. Allora, siamo spostati dalla spiaggia, ma che bella impronta che c'è lì. Aspettate. Ecco, adesso va meglio. Spostando dalla spiaggia e abbiamo trovato un angolino. Qua abbiamo trovato un angolino in mezzo alla montagna dove oggi siamo già accampati, fatta la doccia e adesso ci prepariamo da mangiare, ci prepariamo la pappa. Un angolino. Speriamo che nessuno venga a scocciare e ci vediamo dopo durante la cena. Ciao. Spaghettini agli asparagi, vediamo se mi scotto o no. Abbiamo trovato un po' di asparagi e aglio e olio e peperoncino. Erano due o tre, non è che erano un mazzo da un chilo, però già quelli lì stanno già dando il gusto. Ci siamo fatto l'aperitivino, guacamole, fumantino e la serata continua. Adesso tutto ok. Ecco Sere cosa ha preparato, un bel pranzetto a spaghettini. Buon appetito. Piatto pulito. Piatto pulito. Piatto pulito. Pulito. E
più pulito di così. Adesso l'assaggiamo. Mangiata l'aria aperta è tutto più buono. Buonissimi. Ci vediamo dopo. Dopo con l'amaro, anzi, lo spumantino. Allora, abbiamo mangiato, c'è vento ed è nuvoloso, io volevo vedere le stelle, ma niente, ho bevuto un po' di spumante, le stelle le vedo lo stesso. E con questa la giornata è finita. Buonanotte! Buonanotte! C'è già caldo. Ciao, buonanotte, domani! Buongiorno! Buongiorno! Si è alzata bene, hai dormito bene? Buongiorno! È entrata una zanzara malefica e non riuscivamo a beccarla. Adesso ci facciamo una bella colazione e poi ripartiamo. Super colazione sere. Che cosa che c'è in tavola? Ricotta, fette biscottate, kiwi, caffè, noci e alla fine un po' di succo di frutta. Al cocco e cos'è che è? Ananas. E ananas. Buona colazione. Ricotta con miele. Allora, stiamo facendo un po' di strada dopo aver fatto una bella colazione. E la nostra adesso prossima direzione è Santa Teresa. È un cafferozzo nella strada. E speriamo che Dio ci aiuti con questo tempo perché sta gocciolando. Potremmo fare un bagnetto, non importa, abbiamo gli altri giorni, se oggi non si può. Buona giornata a noi. Panorama bellissimo. Un po' di nuvole in lontananza. Non importa, ma il paesaggio è bellissimo ugualmente. Abbiamo preso una strada sterrata per arrivare a Santa Teresa di Gallura. Sterratone che però sera non dire che abbiamo sbagliato strada. Vicinanze di Santa Teresa, questo penso che sarà il nostro sito dove dormiremo stanotte. Bellissimo, è tra Costa Paradiso e Santa Teresa. Siamo arrivati a Santa Teresa e abbiamo parcheggiato. Alla sera Santa Teresa di Gallura con la barchetta. Da lontano sembrava anche più di Gallura. Di Gallura, proprio carino. Bella rotonda, vediamo il paesino da lontano. Poi sicuramente dopo andiamo a farci una bella passeggiatina dentro al paese, vediamo un po' com'è, sarà il tempo o ci dovremo rifugiare da qualche parte, che il tempo non promette niente di buono qui. I cinghiali hanno fatto la spesa. Vedete, questa qui è roba di stanotte, eh? Hanno distrutto il giardino in questo punto. Incredibile. Chissà da dove stanno arrivando. Però gli animali, se li tiri via il territorio, il suo territorio, piano piano vanno a finire nel paese, come sta succedendo tuttora. Si recinta tutto dove si possono spostare loro. Siamo qui in un'insenatura di Santa Teresa di Gallura. Ma c'è anche questo qua da vedere, eh? Questo è proprio carino. Questo è proprio carino, eh? Una vespa formato tavolo da pranzo. Andiamo a vedere il mare. Yeah.
sto parlando, poi devo che si accava con la gamba, ho cominciato a parlare dopo, Piazza di Santa Teresa. Stanno preparando qualcosa, qualche concerto. Stasera c'è un concerto, un tributo ai Beatles. Con la maglietta di tributo in Vasco. Con tributo. Con la maglietta di tributo ai Vasco. Parliamo di Santa Teresa di Gallura. Tutto il territorio di Santa Teresa di Gallura è sempre stato abitato sin dalla preistoria, anticamente conosciuta come Longosardo. Già nel periodo romano era un porto di grande importanza, infatti da qui partirono i graniti che servirono per costruire il Duomo e il Battistero di Pisa e il Pantheon di Roma. Tipico viale turistico, zeppo di gente. Adesso riscendiamo al porto. Ah sì, è vero. Là c'è un mare in cazzao. Andiamo alla torre. Anche qua ci sono tracce di cinghiali, eh. Siamo in una delle piazze che guardano il mare. I cinghialozzi vengono a mangiare anche qua. La torre di Longosardo fu edificata per ordine del re di Spagna e di Sardegna, Filippo II, nel XVI secolo, e poi l'isola passò ai Savoia nei primi del Settecento. Vedendo le cose come stavano andando, ci fu la necessità di fondare un centro abitato, che prese il nome dalla moglie di Vittorio Emanuele, Maria Teresa d'Asburgo d'Este, dopodiché venne nominata Santa Teresa di Gallura. Qui c'è la bussola, bellissima. Noi che l'altro vengono ricorsi dai fan e possiamo vedere soltanto gli alberghi delle grandi città dove vanno a suonare, insomma. E scrive una canzone dove chiede aiuto a qualcuno. Help! Un ricordo dei Beatles. Oh, help! 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 Buongiorno e buona colazione a tutti. Oggi ci siamo alzati non qua, perché ieri sera siamo venuti qui, ma dopo è arrivata Baracelli e hanno mandato via tutti. Abbiamo appena parcheggiato. Do fianco a uno che aveva messo la macchina in un posto di divieto, c'erano dei paletti, aveva fatto il fuoco e di conseguenza sono arrivati Baracelli. E grazie a questi hanno mandato via tutti. E vabbè, ci siamo spostati in un altro punto ed è una volta che ci siamo alzati stamattina siamo venuti qua. Qui. L'ombrellone arancione è il nostro. L'abbiamo posizionato quando siamo arrivati. Stiamo facendo colazione e poi un bel bagno fresco. E l'ho già assaggiata l'acqua. Ci stiamo spostando, abbiamo fatto una bella giornata al mare, cognati, nipoti, e dopo il compleanno abbiamo mangiato panini, comunque li volete stare assieme, una bellissima giornata, un po' ventosa però. Adesso ci facciamo un po' di strada, usciamo dalla zona di Santa Teresa. E prendiamo in direzione est. Dobbiamo trovare anche un posticino per la notte. Ciao! Alla prossima!
organizzando, stiamo gonfiando il materassino, compressore, materassino. Stiamo dando anche un po' un'ordinata, Buongiorno, siamo alzati presto stamattina, siamo qua, in questo punto qua. Calmo, tranquillo, siamo a un passo dalla strada, però abbiamo dormito da Dio. Da Dio? È un parolone. Perché se... eravamo tutti in discesa. Cosa dovevamo fare? Abbiamo dormito un po' a testa in giù comunque. Non ci ho pensato di mettere due pietre davanti e alzare la macchina. Comunque dai, abbiamo dormito, dai. Ma stiamo arrivando al punto di Porto Taverna. Beh, confronto quando ero venuto qua d'inverno non c'era un animo, Adesso c'è un pochettino di gente e vi faccio vedere dove siamo. Facciamo il bagno. Ce ne andiamo. Com'è? Bellissimo, bello, un bel posto. Partiamo, ripartiamo, ripartiamo. Allora, Porto Taverna, lì insieme a un amico che fa l'insegnante, eravamo venuti qua un inverno a fare la scuola ai bambini. E a che cosa serviva la posa idonea? Abbiamo fatto proprio una lezione in spiaggia, bellissimo, tutti i bambini che erano allegri, molto molto allegri, ma ogni tanto bisognava tenerle un po' a bada. E comunque alla fine della lezione abbiamo simulato la sabbia, simulato le onde e a che cosa serviva la posa idonea. Detto, per chi non lo sa, la posa idonea protegge dalle mareggiate la sabbia in modo tale che non venga tirata via. Ecco perché molte spiagge, soprattutto nella nostra zona, che non possono essere toccate, ci sono queste che le chiamano alghe, ma non sono alghe, non sono alghe, ma è una pianta marina, la posidonia appunto, e protegge la sabbia dalle mareggiate. Se non ci fosse quella, la sabbia verrebbe risucchiata dal mare. Infatti molte spiagge sono sparite in Sardegna, perché? Perché vengono pulite per gli stabilimenti balneari, puliscono le zone. Infatti piano piano le spiagge sono sparite in certe zone, non solo della Sardegna ma anche dell'Italia. Non si toccano quelle cose lì. Siamo a Monte Pietroso. Abbiamo lasciato San Teodoro, tanto la conoscono tutti, e siamo in direzione Budoni. Ci cerchiamo una bella spiaggetta, che ci sia poca gente, sarà difficile. Comunque stiamo facendo tutta la panoramica. Entrando dentro Budoni c'è festa da qualche parte, pieno di bandierine. Guarda che si aspetta questo vento. Siamo fermati qui, adesso andiamo a vedere intanto la spiaggia, abbiamo parcheggiato qua e poi vediamo, la spiaggia è là in fondo, non è tanto comodo. Siamo sicuri che si può passare qui? Dove si passa? Dove si va a fare la spiaggia? Non è che bisogna fare tutto il giro di quella parte. Facciamo un pezzettino a piedi, almeno anche per sgranchirci le gambe. Vediamo. Qui c'è un piccolo sentierino. Beh, tanto facciamo la passerella, ma... No, ma sì. È lunghissima. No, ci rinunciamo. Davanti a noi c'è la palude. Mo torniamo indietro. Vabbè, dai, anche questa è andata. Torniamo indietro, ci spostiamo immediatamente. Ma adesso mangiamo qualche cosettina e poi ci spostiamo. Questa è Posada. Bel borghetto proprio, L'origine del nome di Posada sembra che derivi da una leggenda narrata dall'assedio di una flotta turca e dall'inganno messo a punto dai posadini,
che fecero mangiare l'ultima manciata di fave a un piccione, inducendo gli invasori a sovrastimare le loro risorse. Effettivamente, a partire dal XIV secolo, Posada fu bersaglio di diverse incursioni dei pirati saraceni. Quindi la realtà non si discosta poi molto dalla fantasia. Se vi faccio vedere la spiaggia dove siamo, vicino, sempre vicino a Posada, siamo usciti da una decina di chilometri. La giornata è un po' così così, ma c'è caldo. Eccolo qua, adesso ve lo faccio vedere. Sere, penso che sia sdraiata. Che posti belli belli. Andiamo a fare un altro bagno. Ciao, a dopo. Ci stiamo allontanando dalla spiaggia che sta piovigginando. Prima di bagnarci, il problema in auto la notte è anche l'umidità, e se c'hai roba umida è un po' un casotto. Dunque, dai, che ci spostiamo, ci ripariamo e proseguiamo. Andiamo a trovarci un posticino per stanotte. Arrivati al Discoverone. Sole benedito, commenti in una luminosa velo e pompia da sempre i spaventi che rio ischire su chi tutto gusto e mi ha nato a su momento che in su mari galo sesto. Una poesia che ha scritto questo signore Pietro Bello. Ha troppo veleno questa abitazione. Guarda la porta. E sono un fracco di murales anche in giro. Questo paesino, Santa Lucia, è una frazioncina del comune di Siniscoli ed è, come si vede, una località balneare. Ha delle bellissime spiagge, circondata da una pineta piantumata negli anni 30, dopo un grossissimo incendio. Guarda questa, anche questa. Aspetta che devo girare il volante. Avvicinarmi? Eh? Ciao, occhio sera dove metti i piedi, è che non ci sono zecche. È arrivato, amore. Vieni. Siete troppo belli. Ah, è piccolino. Ma va, c'è il muso. Amore, lui. Dai. È questa. Lui l'ha preso due pezzi, questo furbetto. Dammi la metà. Tieni, dai. Ciao. Ciao. Ripartiamo. Tu? Che sei piccolino. Tu in sotto? Adesso arriva anche te. Tu in danese col furbo furbo te ne mangiati tre, eh? Dai, ciao. 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 Che bellini che siete. Da che noi dobbiamo andare a cercarti il porto, dobbiamo cercarci il posto per andare a dormire. Ciao! Ciao! Oh, che belli che sono! Gli asini! Questa è la spazzatura che stiamo trovando in questo posto bellissimo. Sì, in palma. Questa è di Dolce Sol, brioche, burger. Ricetta, questa che non è neanche italiana, questa arriva da fuori. Adesso la mettiamo qua e poi domani mattina la portiamo via. Sì, guardate qua cosa abbiamo trovato. Un bel posticino, ma il sacchettino, e ce lo portiamo sempre dietro della plastica che c'è sempre in giro.
maleducati, poi a parte che anche il vento che la porta in giro, comunque, però c'è. Adesso vi faccio vedere dove siamo. Qui credo che ci sia. Siamo in direzione Orosei. Questo è tra Siniscola e Orosei. Adesso non lo so la località. Quando vedrete questo video ci sarà scritto sicuramente qualcosa, e se non c'è vuol dire che me ne sono dimenticato. Comunque un bel posto. Abbiamo piazzato la macchina lì, se nessuno ci viene a rompere, e penso che sia uno dei posti più belli finora che abbiamo trovato. Spero che nessuno ci venga a rompere le scatole. Il nostro l'abbiamo fatto, questo è il risultato, e se vado in giro ce n'è altrettanto, se non di più. Ciao, a dopo, andiamo a farci la doccia. Buongiorno, noi ci siamo alzati davanti a questo spettacolo. Bello. Buongiorno. Siamo. Siamo pronti per fare colazione. Siamo pronti. Andiamo a farci una passeggiata a piedi. State tranquillo. Dove siamo? Nella spiaggia di Berchidda, completa di docce, bar, ristorante, penso che sia sala da ballo, ufficio informazione, toilette comune di, mettiti a fianco e fai l'indice, Berchidda. Facciamo pubblicità a Berchidda, che mi è simpatica come paesino, veramente carino. Ed è bianca, ma bianca. Purtroppo sto andando col telefonino perché la GoPro la sto caricando. Spiaggia di Berchidda, lunga 5 km. Come essere? Te l'aspettavi? Così limpida, bella, veramente chiara. Di Berchidda, che è Berchidda, il paese un pochino più lontano all'interno della Sardegna. Wow, cioè
di là c'è il mare, qui c'è il fiume. Ah, sì. E qui ci sono delle canoe, non lo so che cos'è che è, una peschiera, un porto. Ponte di Osala. Proprio carino. Proprio carino. E qui una peschiera, alla fine, fine una peschiera. Andiamo a vedere il mare. Andiamo. Spiaggia. Questa. Bellissima. Bella, bella. Lunghissima e bellissima. Altissima. E anche qua stiamo facendo attività di pulizia. Stiamo prendendo la plastica. Ce n'è? Ce n'è. Ce n'è. Ci sono là in fondo i cassonetti, eh? I cassonetti ci sono. No? Poi ci laviamo le mani. Una bottiglia, una lattina, un'altra lattina, un'altra bicchiere di plastica, un'altra bicchiere di plastica. Abbiamo già fatto una busta. Se ne sta continuando. E ce n'è tanta, però i fazzolettini fino a un certo punto li prendiamo. Buongiorno a tutti quanti. Siamo Rosei a lavare un po' i panni, perché in questi due giorni, ieri notte c'è stata un'umidità incredibile. Caldo, caldo, caldo. E le lenzuola hanno bisogno di essere lavate. A Rosei c'è un self-service. Abbiamo già trovato il posto, messo dentro i panni. E in un angolino di via, come si chiama la via? Via Vincenzo Gioberti. Questa c'è una lavanderia a gettoni. Che può servire a chiunque mi segua che viene da queste parti. Siamo andati a lavare i panni. L'abbiamo messo anche nell'asciugatrice. Due cicli. Questo rimane dentro. Due cicli. Non stiamo facendo niente. Però è aperto. E abbiamo tutto steso dentro. Perché non ha asciugato niente. Due cicli di asciugatura. E vabbè, e ci arrangeremo così. Adesso abbiamo una macchina che è uno stendino. Non so se si vede, ma sono tutti i panni stesi. Dai, dai, vedete? Adesso andiamo a vedere il mare e poi ci sgranocchiamo qualcosa. Questo è un posticino bello, bello, pieno di servizi. Sono tavoli, la griglia e guardate questo qua, c'è il vialetto. Il vialetto per andare al mare. Ci fermiamo in un ristorantino a mangiare un po' di carne arrosto. Perché? Perché è il compleanno di Sere. Tanti auguri Sere. Grazie amore. Grazie, grazie. Grazie, grazie signore, grazie, grazie. Dai, adesso andiamo a farci un bagnetto. Anche se la giornata è un po' così così. Però c'è un'umidità, un caldo. È tantissimo l'umidità, molta. Siamo sempre a Rosei, non siamo usciti da questa località nel lungomare e questo qui è Osala Beach, che c'è di tutto, giochi per bambini, ristorante, il parco come vi ho fatto vedere prima, e qua c'è sempre il solito fiume che abbiamo visto prima con i granchi. Osala Usala sul Barone. Oh, prima o poi la regione mi deve dare qualcosa. Si pagano sempre le tasse, ma qualcosa deve tirare fuori. Oddio il ponte tibetano. Oh, oh. Oddio che vibretto. Tutto il pannello è staccato, Oddio. Come molleggiano le gambe. Porca va. Porca bagassa, quanto si muove? Lì dove eravamo prima, dove ci sono le rocce là in fondo. No, forse anche di più. Sì, è dove eravamo prima.
un mega spiaggione. E mo ci facciamo il bagno. Abbiamo mangiato, abbiamo lasciato la spiaggia di Orosei e adesso lasciamo definitivamente Orosei e andiamo nell'ultima spiaggia che è accessibile alle auto, proprio l'ultima, l'ultima, e poi le altre sono accessibili solamente da un gommone, da delle barche, roba del genere, che noi non prenderemo. Cerchiamo questo posticino che abbiamo trovato a quasi a tre quarti d'ora di auto di strada. Dovrebbe essere un posto isolato da come ho visto da satellitare. Dobbiamo far asciugare tutti i panni. Ciao Rosei, alla prossima. Sei il mare, eh? Non siamo in mezzo alla montagna. Di più! Siamo arrivati alla spiaggia, abbiamo parcheggiato, abbiamo risteso i panni. Dov'è? Adesso vi faccio vedere. Massi, dove siamo? Una piccola caletta. Bellissima. Bella, bella. Mi sa che domani mattina, presto, ci facciamo il bagnetto qua. Com'è sera? Peccato per questo tempo uggioso un po', però la temperatura sembra perfetta, proprio. Bello, 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 bello. Stiamo tornando, stiamo riandando alla macchina, che dobbiamo fare un po' di mestieri di casa. Non c'è nessuno qua, lontano dai parcheggi, là c'è il fuoristradone, c'è ancora, sta gocciolando, sono i nostri panni, perché come ho detto, la lavanderia non li ha asciugati. Adesso dobbiamo levarli, perché gocciola molto. Oh, yeah. Che pazienza! Allora, questo è il nostro posticino per stanotte, in un angolino. Siamo a 200 metri dal mare, sgranocchieremo qualche cosa stasera, poi ce ne andiamo a letto anche presto, che ci siamo alzati molto, molto, quasi all'alba era. La giornata è andata più che bene, ci vediamo domani. Buonanotte! Buongiorno, dopo una nottata di pioggia, vento e lampusu, e tronusu, lampi e tuoni, adesso ce ne andiamo al mare. La giornata è bellissima, sempre qui nella caletta dove ho accennato precedentemente. Sere, com'è stamattina? Va bene, oggi c'è il sole, dai, in confronto a questi giorni indietro. Bene. Infatti è da quando siamo partiti che cosa abbiamo trovato? Un giorno bello limpido, il resto è sempre tutto nuvoloso, afoso, temperatura. Non bisogna lamentarsi perché si stava benissimo, però il sole l'abbiamo visto ben poco. Ci siamo piazzati il nostro ombrellone, qui non c'è nessuno, c'è un po' di gente là in fondo, e adesso andiamo a fare il bagno. Qui dietro abbiamo l'acqua dolce, andiamo a farci il bagno. Allora, ci siamo allontanati da Cala Cartoe.
da Cartoe e ci stiamo dirigendo verso Dorgali e facciamo una capatina prima a Calagonone. Siamo fermati che abbiamo visto un rubinetto per riempire l'acqua, ma non c'è, non si può. Però abbiamo visto questa dove siamo stati noi, qui e qui. Adesso abbiamo fatto questa, abbiamo però su per la strada Cala Cartoe ed è bellissima, e anche Cala Usala. E poi adesso noi siamo ancora a Dorgali, no scusate, a Calagonone. Noi eravamo qui. Cala Usala, Marina. Abbiamo fatto tutto questo giro qua. Calagonone. E adesso risaliamo, andiamo a Dorgali a prendere qualche cosettina. E queste sono tutte le calette. Vedete che faccio una bella foto così. E adesso torna indietro. Bel giretto. Andiamo a cercare acqua, prendere un po' di frutta e verdura. Andiamo adesso a Dorgali. Parapendio! E qui siamo prima della galleria di Dorgali. E tutti i battelli che stanno andando avanti, indietro per le calette. Dai che proseguiamo. Abbiamo trovato l'acqua all'uscita di Dorgali. Per andare verso la 131, subito dopo Dorgali c'è una fontanella e qui ci approfittiamo, solo che c'è un discesone, un salitore, però noi abbiamo il discoverone e qui siamo circondati dalle api, deve essere che hanno 7, magari ci sono anche i fichi, hanno 7 e non so se si notano, ma stanno svolazzando tutto intorno, poverine, stanno cercando l'acqua, non so se riuscite a vederle. Anche qui nel sasso stanno cercando l'acqua. Veloce! Abbiamo fatto un po' di spesa a Dorgali. Sto mangiando carote adesso. Sono fresche. Lasciamo Dorgali e andiamo verso Urzulei. Vediamo un po' lungo la strada, ti faccio un posticino per la notte. Stiamo salendo! Ecco il nostro posticino per stasera. 40 gradi sabato e domenica di già posizionati. Siamo vicini a due allevamenti di api. Speriamo che non ci pizzicano. È un posto fantastico. Bello. Prepariamo per mangiarci un panino stasera. Abbiamo comprato la mortadella, pomodorini, mozzarellina e un bicchierozzo di vino. E speriamo che nessuno ci scocci. È arrivato il momento di andare dentro perché c'è fresco. Io sono già col maglione, mi sono tirato via il cappuccio un attimino perché stavo sistemando una cosa. È ora di andare a letto. Poi se c'ho voglia dopo metto il cavalletto e faccio un po' di foto. Vediamo un po' se non c'è freddo. Che sono ancora con il costume da spiaggia. Un bel posto, abbiamo conosciuto il pastore che c'è qui vicino, ci ha regalato pomodori e camona anche. Ci siamo bevuti un bicchiere di vino assieme, che aveva un bicchiere di soave, quando gliel'ho fatto vedere ha stortato un po' il naso, però certo, loro sono abituati a bere vino fatto in casa, anch'io naturalmente, però oggi abbiamo fatto un po' di spesa, abbiamo preso una bottiglia di vino e me lo stavo sorseggiando. Quando è passato il pastore gli ho chiesto semplicemente di
se davo fastidio in questa zona e se era un posto sicuro, ma alla fine ha detto no, vai tranquillo che qua è tutto a posto. Speriamo di passare una bella notte al fresco, finalmente un pochettino di fresco ci voleva. Buonanotte a tutti quanti e un altro giorno è passato, ciao. Dove siamo? Siamo nella spiaggia di Berchida, facciamo pubblicità a Berchida. Queste sono le cave di Orosei. Wow! Cioè, di là c'è il mare, qui c'è il fiume. Ponte di Osala. Bottiglia, lattina, un'altra lattina, un'altra bottiglia. Plastica, un'altra bicchiere di plastica. Abbiamo già fatto una busta. Se ne sta continuando. Oh, prima o poi la regione mi deve dare qualcosa. Si pagano sempre le tasse, ma qualcosa deve tirare fuori. Oddio, il ponte tibetano. Porca bagassa, quanto si muove. Oggi è venerdì mattina, abbiamo fatto colazione, sera si sta sistemando, io ho sbaraccato il letto e tutto quanto. Ieri sera non vi ho fatto vedere che eravamo in mezzo a un gruppo di arnie da una parte e un gruppo di arnie dall'altra parte, eccole qua. Ecco. Stamattina ci stanno ronzando tutto attorno. Io che ho i pantaloncini verdi fosforescenti, è lì che mi stanno ronzando. Sembra che lo sentano, che non c'è pericolo. Infatti ci sono qui che girano attorno a noi e non ci fanno nulla. Adesso andiamo verso il sud Sardegna. Siamo, come ho detto, siamo poco dopo il passo di Sugurro. Poi andiamo verso il mare. Adesso cominciamo a scendere. Il primo bar che troviamo, ci fermiamo a berci un bel caffè e poi proseguiamo per andare a vedere un'altra spiaggia. Sempre a vedere le spiagge non popolate e non celebri. La nostra piantina di basilico è ancora lì, evviva! Oggi la spellacchiamo un po' perché facciamo una pasta al pomodoro. Ci laviamo i denti e partiamo. Riprendendo la strada sterrata. È un paesaggio. Buongiorno signore, signorino asino o signorina asina. C'è un po' di bestiame. Abbiamo incontrato un maiale bello zozzo. Ah, si è fatta appena la doccia nel dei fanghi. Oh, l'asinello piccolino! Non l'avevo visto! Qui c'è la mucca mummu. Attraversano i cinghialotti. Questo è un incrocio, lo vedi il secondo? Il secondo è un incrocio, eh? Ah, sì. Allala. Thank you.
stiamo vedendo Arpatax. Vediamo se riusciamo a zoomare un po', perché voglio fermarlo il più possibile perché sono col telefonino. Quello è Arpatax. C'è il porto dove fanno scalo da Cagliari, Arpatax e Livorno, o al contrario. Questo un paio di volte l'abbiamo fatto anche noi qua allo scalo per andare a Livorno, o viceversa. Siamo a Baunei e abbiamo trovato un barrettino. Bicicletta a noleggio, deve essere un paesino che si muove molto. Si muove molto. Sembriamo a Santo Lussurgio, come altezza e come predisposizione di casette tutte in pietra. Sì, è proprio un bel paesino, guarda questa che carina sta casetta. Molto molto carina. Stiamo scendendo giù in spiaggia a Santa Maria Navarrese. Vedere com'è. È spiaggiosa. C'è il faro Arpatax là in fondo. È molto molto carino. Siamo arrivati a... aspetta che guardiamo, aspetta che leggiamo. Punta su Mastigi. C'è una stradina bianca che porta direttamente qua in basso al mare. Peccato che è tutta roccia, però il mare è incazzato nero, dunque non si può fare neanche il bagno. Là c'è Arpatax. Il bagno non si può fare perché è un po' incavolato. Poi siamo in mezzo alle rocce, però c'è un posticino che è da favola. Guardate un po'. Per chi ama fare sub pesca, qua credo che sia un bel posticino da sfruttare. Andiamo a rinfrescarci un po' perché c'è ancora caldo. Si vede in lontananza Arpatax, che secondo Giovanni Spano, che è un'ipotesi ripresa da Leopold Wagner, Arpatax deriverebbe dall'arabo 14. Infatti c'è Arba Ata Azara, con riferimento alla 14ª torre dell'avvistamento contro i saraceni. Leggendo così, Arba Ata Azara, magari, cioè, sicuramente non è il giusto accento. C'è la GoPro che fa schifo, la salsedine. Oh, aspetta che puliamo, poi riprendiamo. Oggi non siamo passati ad Arpatax perché la conosciamo e la straconosciamo e poi è conosciuta a tutti quanti, dunque è inutile andare a vedere posti che conoscono tutti quanti. Come il nostro motto è andare a vedere le località che sono poco conosciute. Abbiamo visto anche delle spiagge che non è che sono molto reclamizzate, infatti c'era poca gente. Ma che fai? Sto facendo la barba. Allora, siamo in zona Parisardo, abbiamo trovato un posticino, siamo anche in compagnia di altri camperisti e adesso andiamo a farci il bagno, vediamo un pochettino com'è la spiaggia. Sì, spiaggia grandissima e bellissima. Non c'è nessuno. Wow. Allora, siamo in questa magnifica spiaggia. Aspetta. A vedere quel faro là in fondo. Il tempo è stato abbastanza clemente, ha piovuto fino a poco fa, siamo riusciti a sgranocchiare qualcosa. Adesso ci facciamo una passeggiata, speriamo che non arrivino le zanzare. Comunque, tutti belli abbronzati. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao, proviamo a viaggiare, sempre tutto attaccato. Ciao.
oggi venerdì mattina, siamo arrivati a Punta su Mastigi. Guardate un po'. Siamo in zona Parisardo, abbiamo trovato un posticino, spiaggia grandissima e bellissima. Buonanotte a tutti. Ciao, proviamo a viaggiare, sempre tutto attaccato. Ciao. Ieri quando siamo arrivati qua abbiamo fatto un giretto qua nella Pinetina e l'abbiamo trovata veramente veramente pulita. Non c'è plastica, non c'è immondezza, non c'è, è pulita. Strano. Comunque, meglio così, non strano, meglio così. C'era un ragazzo ieri che stava girando in motocicletta, stava facendo i salti in quelle piccole dune e poi si è fermato a chiacchierare con noi. Ha detto che c'è un amico di Dorgali che è campione del mondo di enduro e si deve fare un fine settimana con lui insieme agli amici, cercando di imparare il più possibile. È simpaticissimo comunque, era qua di Barisardo. E adesso ci vediamo un bel caffè che se le sta preparando. Oh, la mocca. E se volevo il caffè turco come i viaggiatori fanno, ora beviamo questo. E io voglio il caffè turco. Va bene. Come va bene? Beh, mi rispondi così, semplicemente. Cosa vuole? Mi ha detto fatelo. Due falchi o due poiane, non lo so cosa siano, che si stanno inseguendo. E qui c'è un bellissimo murales. Vai, vai. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Allora siamo nella vecchia 125 e l'hanno nominata ex 125 perché la strada statale, stiamo parlando di statale, che collega tutti i paesi dell'est Sardegna fino a Cagliari. E noi stiamo percorrendo la vecchia, che l'hanno nominata ex 125, che a me mi pare un po' una cavolata, ex. Questa è la 125, e quella nuova dovevano nominarla nuova 125. E adesso andiamo verso Muravera. Qui sopra c'è la 125 nuova, che in mezz'oretta arrivi a Cagliari, cosa al contrario che se facevi questa qua ci voleva almeno 2 ore, perché è tutta curve. Comunque panoramica a un livello altro che la superstrada. Abbiamo trovato una pianta di fichi qui vicino a una casa cantonali. Ah, c'è Sere che è già in azione a prendere i fichi. Fa vedere se... Sono piccoli ma sono dolci, piccoline. Dolci. Ce n'è su anche in alto, guarda. Io purtroppo non posso toccarle perché sennò mi fa tipo ustione. Non posso toccare la pianta. Però le mangio. Grazie pianta del fico per il pranzo e per la colazione di domani mattina.
Buonissimi. Sono buonissimi. Dolci, dolci, dolci. Non so se si notano, ma quando si aprono sembrano dei bellissimi fiori. Ormai stanno anche passando un po'. Quasi finito il periodo. Siamo nella località di Villa Puzzo. Stiamo andando via dal Salto di Quirra e ci stiamo dirigendo verso Porto Corallo. C'è vento, vediamo un po' se si può fare il bagno. C'è molto vento. Siamo a Porto Corallo e questo è l'angolino che ci siamo trovati. Vicino al porto abbiamo trovato un posticino dove parcheggiare. Fa fare anche il bagno. Insomma, sgranocchiamo qualcosa perché è ora di pappare, ora di mangiare. Bella bella storia. Oggi è un bel posticino ci siamo trovati. Qui abbiamo la torre di Porto Corallo. Ristrutturata nel 1984. Allora, ha un'altezza di 15 metri e si vede tutta la costa circondariale di questa zona. Cioè, eravamo in spiaggia, c'è un tipo che sta andando avanti e indietro per la spiaggia in bicicletta a piedi. C'era una coppia a fianco a noi che era, lei era in bikini, si metteva a guardare. Noi siamo saliti adesso per andarcene via dall'altra parte. Stavamo sistemando la macchina, sono salito in macchina e me lo sono visto di dietro. Ho detto, ma questo dove salta fuori? Ed era lì nascosto che stava guardando questa ragazza qua. Ho detto ancora un po', se non me ne accorgo lo stavo investendo, poi mi chiedeva pure i danni. Ho detto quasi quasi li facciamo vedere le mie tette. Siamo a Villa Puzzo. E anche qua c'è aria di festa. Le feste ci stanno accompagnando. Hanno un disco verone. Stiamo attraversando il ponte del Rio Grande. Tra Villa Puzzo e Muravera. Flumendosa. Non è invadente, il suo essere non è invadente, il suo guardare è ospitalità, voglia di conoscerti, di chiacchierare con te, voglia di raccontarsi, di far conoscere il suo passato e le sue esperienze. Lui è lì, vive, non importa del tempo che passa, ti aspetta, ti coglie. Devo tornare un po' indietro perché non si vede. Ti accoglie e ti ama, lui è lì, lui è una guarda. Forza, lui è un anziano, lui è un vecchio che ti guarda, bello! Stai mangiando? Cosa stai mangiando?
Giù abbiamo fiancheggiato tutto lo Istagni, siamo andati vicino alla spiaggia, bel panorama, non c'è da dire, non c'è che dire, bellissimo. Dai che continuiamo. Allora siamo vicino a Costarea, abbiamo trovato un posticino anche noi, qui è pieno di van, ci stiamo gonfiando il materassino per la notte, siamo già, come si dice in militaresco, operativi, stiamo gonfiando il nostro lettone, piazzati con le seggioline e pronti a fare il cruciverba, ma prima un altro bagnetto, una doccia e poi cruciverba e poi si magna, poi vi faccio vedere la spiaggia da vicino. Ecco qua la spiaggia da vicino, sono le 4:30 passate, forse 5 adesso. Adesso facciamo un ultimo bagnetto, questo è il nostro posticino per la notte. Forestale ci ha detto qui non potete stare, e vabbè, d'altronde sosta, dicono che lì non si può stare, e allora qui. Allora ci spostiamo qui. Qui no, ci spostiamo, andiamo da un'altra parte perché non si può stare, ha detto. È giusto, vediamo un po' dove andare a parare oggi, ma un po' di tempo ce l'abbiamo, vediamo, qualche cosettina troveremo, dai. Comunque ci siamo trovati un posticino lo stesso, ci sta la tisanina, perché cosa abbiamo, cosa sto bevendo, Sera, cosa hai una fatto? Una camomilla con lo zucchero di canna. Anche io sto bevendo una camomilla perché c'è un'arietta bella bella fresca. Siamo accaldati anche dal sole. Poi siamo accaldati dal sole, un paio di biscotti, questo, perché oggi abbiamo mangiato un bel piattone di pennette. Aglio, olio, peperoncino e pomodorini freschi. Buoni. In spiaggia questi, eh? Il periodo di vacanza è finito. Domani facciamo. Domani si ritorna a casa, vediamo un po' cosa fare. Se ci alziamo presto, magari facciamo una cappatina a Villa Simio, se non lo so. Vediamo un po' a trovare degli amici.
oppure ce ne torniamo a casa, dipende come gira domani. Buonanotte, iscrivetevi se volete sempre al canale, mi raccomando, proviamo a viaggiare tutto attaccato. Ciao e buonanotte per adesso, ciao. Con questo lungo rettilineo vi do il buongiorno. Abbiamo fatto una bella pinichella stanotte, adesso ci dirigiamo verso Villa Simius a vedere i pesciolini, a vedere i pesciolini, e poi sto pomeriggio si rientra a casa perché è ora di rientrare, perché abbiamo faccende da fare. Un bel comune parco. Di Castiglia. Ex colonia penale questa, era un carcere, era tutto abbandonato, è in fase di ristrutturazione dal 1900, come funziona in Italia. Oman Grazie, qui facevano degli eventi. Dal martedì alla domenica, è chiuso il lunedì. Visite guidate. Allora, i signori sono pregati di affidarsi alle guide. Direzione dell'ex colonia penale. Comune di Castiadas. Questa parte è stata restaurata, vedi? Un pochino. Sì, è stata restaurata. Il resto sarà da restaurare. Non si può entrare. Adesso andiamo a vedere dall'altra parte. Anche questa qua è un'altra casa circondariale, allora. Questa è un'abitazione dei dirigenti del carcere. Qui erano tutte le case circondariali del carcere, dove c'erano magari i comandanti, la gente che lavorava dentro, i marescialli. Alcune sono state rilevate, lo vedete il disco verone là in fondo. È scesa la temperatura anche di morto, zona forestale, qui è funzionante. Sì, come si può notare, io col maglione, sere col giubbotto, le temperature sono scese tanto. Stanotte non bastava una coperta, se ce n'era un'altra era meglio. E qui c'è un trekking da fare. Arcus Sateula, 2 ore. Passo Sette Fratelli, 5 ore. Cas Forestale Noci, 8 ore. A faccia. Questa c'era sfuggita, la macina per l'olio. Quella veniva attaccata a un asinello e girava attorno. Ma poi usciva da qui, perché schiaccia, invece qui è l'olio. Vedi? O l'olio o il vino? No. Uno dei due. Comunque, se qualcuno sa che cosa serviva questa pietra, e che cosa era di specifico, scrivetelo qui sotto, Dai, commentate. Fatemi sapere anche voi. Ci sono gli ingranaggi. Questa era trasmissione. Questa la so. Benvenuti a Villa Simius, col sole contro. Siamo a Villa Simius, la signora che butti secchi d'acqua dalla finestra. Penso di averlo girato, penso. Scende al mare, è un Suzuchino modificato. Siamo arrivati qua, in fondo alla penisola, la strada è chiusa, abbiamo parcheggiato lì. Adesso andiamo a vedere che cosa c'è. Sicuramente un bel vedere. Cavolo, che paesaggio. Siamo arrivati qua, in fondo alla penisola, la strada è chiusa, abbiamo parcheggiato lì. Adesso andiamo a vedere che cosa c'è. Sicuramente un bel vedere. Cavolo, che paesaggio. Adesso vi faccio vedere qua il piccolo parco che c'è qua, veramente bello. Adesso andiamo lassù e vi faccio vedere cosa si vede da qua. Pronti? 1 2 3. Qui a fianco, adesso scendiamo.
momento abbiamo trovato una stradina che scende giù dal faro. Oddio, là c'è la, sì, là c'è la torre d'osservazione. Là in fondo c'è il faro e questa c'è questa, e qui c'è questa magnifica spiaggia. Questa è riparata, però detto, oggi non è giornata da fare il bagno perché è aria fredda. Dovrei essere ripetitivo, però è così. Però è bellissimo, qua è fantastico. Adesso vi voglio far vedere una cosa. Guardate questo ginepro. La terra è andata via, eppure le radici sono rimaste e sono conficcate nel terreno. Questo, vedete l'erosione dell'acqua, piano piano sta portando via la terra sotto al ginepro. E però le radici cercano sempre l'acqua, l'umidità. C'è uno spettacolo. Siamo fermati in un mirador. Un bel parcheggio, tutto fatto a nuovo. Andiamo a vedere che cosa si vede da qua. Facciamo il giro, facciamo il giro. L'altro mirador e voilà. Sì, è la culla. Dove c'è il porticciolo? Dove c'è la torre? Se c'è il sole contro. Ah, che proseguiamo. Siamo a Isarutas e siamo davanti a questo spettacolo. Adesso ci godiamo un bel tramonto, abbiamo preso un bel po' di sole, una giornata a temperatura quasi perfetta, adesso comincia a fare un po' di freschetto e niente, adesso ci godiamo questo, tutto questo.